Buongiorno, come al solito non fateci caso ai miei capelli, sì, non sono riuscita a lavarli ieri mattina poi, perché c'avevo un po' da fare. Comunque, vi volevo far vedere le cose che mi ha portato mia mamma. Allora, interpretiamo quei riflessi, sono io. Comunque, questo è il primo regalo che ci ha portato mia mamma. Va bene, solo una festa gigante perché comunque noi ne avevamo di bisogno visto che non l'avevamo. C'ha i manici rossi mo, bellissimi, cioè questa pentola è favolosa, è molto profonda, cioè è veramente, veramente bella, mi sono tutta tempo. Comunque adesso spostiamoci. Direi che vi faccio vedere poi cosa ci ha portato anche. Praticamente poi ci ha portato questa qui, che sono quelle aperte, tutte morbidose, morbidosissime. Queste due non c'erano, vabbè, queste due, questa me l'hanno regalata e questa me l'avevo già comprata mia mamma tempo. Poi mi ha preso anche queste pantofoline qui, molto carine, con le stelline, le ho scelte io. E poi mi ha preso anche questi stivaletti qua. Forse se mi metto alla luce della finestra forse la vedete meglio. Praticamente sono tipo sono in ciniglia rosa, molto carine. Il mio ragazzo mi ha detto: ma dove vai con queste scarpe da circo? A me veramente piacciono veramente tanto. Poi vabbè, ci aveva portato anche i kiwi e le verdure lesse, ma quelle poi comunque non hanno importanza, ecco, per farvele vedere comunque. Poi ho preso anche questa qui, la scimmiettina da lavoro, cioè da una parte è fatta così e dall'altra praticamente è fatta, sorridente per mia nipote. Ovviamente l'ho presa per lei per quando verrà qui, ma anche se non viene qui comunque gliela darò, perché tanto noi no, comunque non ce ne facciamo di nulla. A dire il vero li volevo dare anche. Praticamente gli voglio dare questo rosso e la giraffina, solo che questi qui purtroppo hanno gli occhietti che vengono in fuori, nel senso, appunto, nel senso che purtroppo glieli potrebbe togliere e metterli in bocca, quindi per non evitare problemi io non glieli do quelli, ma li do con l'altro. Al limite gli stacco questo, il cosino di plastica praticamente, quando c'è il finino, poi gli do, tanto poi è tutto peluscioso, morbidoso, quindi non se lo mette in bocca. Comunque sta andando online anche l'altro vlog, quello, no, il vlog, scusate, la challenge. Se balli o se canti o balli perdi 99 possibile challenge. Eccolo qua, praticamente manca solo 20, 27 minuti circa. E poi va online il video. Nel frattempo io adesso mi prendo un bel, scusate la televisione dietro, ma io tutte le mattine me la guardo. Prima di andare al lavoro, ma anche se non devo andare a lavorare, io me la guardo sempre. Comunque adesso mi prendo un bel caffettino. Poi, volevo iniziare a stirare quella roba, però siccome stasera il mio ragazzo non c'è, vabbè, che ve lo dico a fare il mio ragazzo, Marco non c'è, mentre va fuori a cena con i suoi colleghi, anche se ci va molto tardi, quando io praticamente avrò cenato. Però comunque, visto che io poi non so cosa fare per tutta la sera, allora sicuramente mi metterò a stirare e poi mi guarderò, farò la mia serata, film. Infatti ho preso popcorn, birra Oppure, visto che non ho tanto voglia di stare da sola, forse inviterò qualche amica qui a casa. Boh, adesso vediamo un po', però è molto più probabile serata film da sola. Però adesso vediamo un attimino. Comunque, questa praticamente è tutta la roba che mi devo stirare.
Magliette, maglietti, pantaloncini, vabbè, non è tanta roba, però comunque un po' di roba. Tanto comunque la stiro stasera quando torno dal lavoro, perché ora non ho assolutamente voglia. Ho manca 23 minuti per il video che va online e poi sarà online. Mi raccomando, andate a vederlo. A parte, cosa ve lo dico a fare? Tanto quando uscirà questo video è già uscito, l'avete già visto, quindi è inutile. Come al solito, non ci fate caso a quello che dico, perché l'autunno mi dà particolarmente noiosi. Comunque, dei bollicini sto abbastanza meglio, ma sto anche meglio riguardo fisicamente, appunto per il raffreddore. Sto abbastanza benino, non benissimo, però benino, dai. Ci vorranno un po' di giorni, forse mi riprenderò. Però fisicamente di pancia sto bene. Poi vediamo. Praticamente oggi ci siamo svegliati e il tempo è questo. Ebbene sì, ha anche piovuto. Madonna mia. Piove sempre. Anche se in questi giorni è stato abbastanza bello, però oggi è andato online il video. Ok, mi sono anche messa le scarpe, adesso vado a lavoro anche se sono 20 alle 11. Io entro a mezzogiorno, però vicino a casa stanno facendo i lavori. E siccome è domenica, quindi sicuramente ci sarà tanta gente che andrà fuori, anche se piove, però preferisco evitare. Quindi adesso andiamo, sennò poi, da che sono in anticipo, faccio tardi. Poi ho deciso che cosa fare stasera. E mi guardo la mia serata, la film. Almeno come si. Poi quando torno andrà da più. Almeno sono a casa da sola, anche se sono da sola, però è uguale tanto. Quelle che ho visto, le ho sentite, mi hanno detto che appunto lavorano stasera e quindi niente da fare, lavorano fino a tardi. Ecco il tempo che c'è oggi, infatti, tutto bagnato. Andiamo, ma che è meglio, visto che è anche bagnato, così ne approfitto per evitare ogni tipo di problema. Ok, come non detto, sta piovendo e adesso andiamo perché comunque da che, come ho detto poco fa, da che ero in anticipo, se no rischio di fare tardi, anche perché siccome sta piovendo, io quando piove sono molto 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 lenta e non voglio arrivare al lavoro che praticamente arrivo troppo. Cioè arrivo precisa e mi devo cambiare troppo in fretta, super veloce, quindi preferisco fare le cose un po' più con calma, quindi adesso andiamo che è meglio, se no mi perdo via sempre in chiacchiere come al solito. Ogni volta che devo andare al lavoro, puta caso, il semaforo è rosso, come al solito. Poi volevo dire anche un'altra cosa. Ho la macchina più polverosa che ci possa essere sulla faccia della terra. All'inizio dicevo sempre no, no, la terra pulita, infatti guardate qua che cioè, è sporchissima. Ok, sono arrivata al lavoro, pensavo di metterci molto di più del previsto. Ovviamente arrivata poi poco sotto casa mia, già casa nostra, insomma, già non pioveva più, quindi una velocità moderata sono andata. Comunque no, prima vi ho detto dei bollicini. Sì, sono migliorata un po', però comunque mi fanno male ancora. Quindi non so, boh, io comunque stasera rifaccio anche la pulizia del viso, almeno così vediamo un attimo come va. Poi tanto vi aggiorno come sta. Ok, sono appena uscita dal lavoro, infatti sono stanchissima, stasera sono cotta. E adesso vado a casa, mi faccio una bella doccia di cui ne ho davvero bisogno.
E poi, vabbè, mi metto a cucinare, mangio qualcosa e poi faccio la mia seratina film. Non vedo l'ora. Ok, io mi ragazzo andato via e mi sono fatta la mega doccia e sto guardando Ghost Whisperer adesso. E mi ora inizio a farmi anche da mangiare. Penso che per cena mi farò un po' di pasta e non lo so. Di secondo non lo so, di primo sicuramente un po' di pasta. E di secondo non ne ho idea. Ok, allora di pasta faccio questo dell'avoiello. Sono così, li ho messi qui. E di secondo poi mi faccio praticamente questi hamburger qua. Vi faccio vedere qui direttamente, che sono questi qui tondi. Praticamente sono al farro e sono 100% vegetale, anche se sono di due porzioni. Sono dei mini burger, molto buoni questi. Infatti noi li mangiamo sia al miglio anche che agli spinaci, molto buoni. Ok, ho finito di mangiare, adesso rigoverno tutte queste cose qui e poi penso che mi prendo un bel caffè e poi inizierò a farmi la mia seratina film. Ok, io ho finito ora di rigovernare, adesso inizia la mia seratina film. Quindi vi mando un grosso bacio, vi auguro la buonanotte e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!